Io sono convinto che tutti quelli che hanno provato la Nova Blast e hanno trovato questa pecca si ricrederanno con la Nova Blast 2 perché il problema è stato assolutamente risolto. Eccoci qua a Livigno, sto preparandomi per andare al corso di tecnologia della corsa. Oggi incontrerò Yuri degli ASICS Frontrunner, il quale ci racconterà, molto esperto di tecnologia anche lui, ci racconterà di queste famosissime ASICS Nova Blast 2, versione che è stata migliorata rispetto a quella dell'anno scorso, che a noi, Andrea e il sottoscritto, è piaciuta tantissimo. Nei prossimi giorni faremo con Andrea una recensione completa. Ora lascio la parola a Yuri che ci racconta in dettaglio a chi sono adatte queste scarpe, quali sono le caratteristiche delle scarpe stesse. Nel frattempo voi stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao Yuri, com'è andato l'allenamento di oggi a Livigno? Ciao Massi, è andato molto bene, il lungo è sempre impegnativo qui a Livigno, però tutto bene, dai, ci siamo divertiti anche. Alla fine ti ho filmato, visto che non hai corso con le Nova Blast 2, ma queste scarpe le hai utilizzate durante la settimana e nei giorni scorsi, cosa ne pensi di queste nuove Nova Blast 2? Guarda Massi, oggi ho preferito correre con le Nimbus perché è la scarpa con cui mi alleno sempre per fare i lunghi e tutto. Però le Nova Blast 2 sono effettivamente una scarpa eccezionale, io mi sono trovato davvero molto bene. Ce l'ho qui, adesso ne parliamo. Secondo te a chi sono adatte queste scarpe? Guarda, è la domanda più difficile e più semplice al tempo stesso, perché secondo me davvero sono adatte a qualsiasi tipo di runner, dal runner che ha appena cominciato a correre a quello già esperto. È una scarpa che ha una caratteristica fondamentale, quella di avere una grande potenzialità di rimbalzo, aumenta tanto il rimbalzo e quindi aiuta tanto le prestazioni di ogni runner. Hai detto che non le hai utilizzate per il lungo e quindi ti chiedo, ma per quali distanze le utilizzeresti? Io, siccome sono un runner pesante, la utilizzo, ho utilizzato anche la vecchia Nova Blast e utilizzerei la Nova Blast 2 fino alla mezza maratona, però non escludo che un runner più leggero e con una corsa molto molto efficiente possa tranquillamente utilizzarla anche in maratona. E invece per quali ritmi le consiglieresti e soprattutto anche su allenamenti molto intensi? Ok, ritmi non vedo grosse difficoltà a usarle con qualsiasi tipo di andatura. È chiaro che più l'andatura è svelta e più lei rende, proprio perché questo suo aiuto nella fase propulsiva aiuta ad aumentare la velocità, ad andare più forte. Se come me siete dei runner abbastanza lenti, potete utilizzarla per le ripetute, anche le ripetute lunghe, oppure i progressivi, il classico allenamento progressivo. E invece cosa ci racconti della tomaia? È cambiata rispetto al modello precedente oppure secondo te è sempre solita? La tomaia Massi è molto simile al modello precedente, ovviamente gli inserti sono totalmente senza cuciture e la parte anteriore è molto molto traspirante, quindi anche nelle giornate più calde aiuta a mantenere il piede asciutto e fresco. Non è cambiata molto rispetto all'anno precedente, è sicuramente migliorata la traspirabilità. E invece la domanda da 100 milioni di dollari, a livello di intersuola è cambiato qualcosa? Fly Foam Blast era sicuramente la grande novità dell'anno scorso, cosa ne pensi? Io credo che la Fly Foam Blast si sia rivelata una mescola incredibile e infatti ASICS ha continuato a utilizzarla anche in questo modello. Hanno ridotto il drop della scarpa e cambiato la forma posteriore per cercare di aumentare ancora di più questa propulsione in avanti. La cosa che è cambiata di più maggiormente e che secondo me aumenta la stabilità in modo significativo è l'inserimento di una conchiglia nella parte posteriore della scarpa che migliora la stabilità e hanno anche allargato leggermente la dimensione dell'intersuola, appunto della Flight Foam Blast nell'intersuola, proprio per migliorare stabilità nella corsa. Abbiamo visto al corso di Livigno che ci sono diverse persone che corrono in maniera diversa. Per chi in effetti
corre di avampiede non dovrebbe essere un vantaggio sostanziale, ma invece per chi corre di tallone, per chi appoggia di tallone, secondo te è davvero un vantaggio a livello di stabilità? Sì, assolutamente. È una cosa che avevamo notato anche nel modello precedente, appunto, che una corsa molto efficiente non richiede una stabilità eccessiva nella parte posteriore, mentre chi corre magari un po' più lento o ha un atterraggio di tallone necessita di più stabilità, e con questo nuovo modello, con le Nova Blast 2, hanno risolto completamente questa pecca. Ammetto che aver migliorato la stabilità è un grande vantaggio, soprattutto per chi atterra di tallone. E quindi dici che il range di utilizzo delle persone è aumentato sensibilmente. So che alcuni iscritti al canale si sono lamentati dell'instabilità, oggi suggerisci che comunque questa instabilità non ci sarà più. Io sono convinto che tutti quelli che hanno provato la Nova Blast e hanno trovato questa pecca si ricrederanno con la Nova Blast 2, perché il problema è stato assolutamente risolto. Invece a livello di battistrada che cosa ci dice? È cambiato qualcosa oppure è rimasto sostanzialmente la stessa struttura dell'anno scorso? Il battistrada della scarpa è rimasto molto simile, ve lo faccio vedere. È aumentata probabilmente la zona di appoggio nella parte anteriore della scarpa, ma è molto simile. Io ammetto di averla usata per 40-50 km e sempre sull'asciutto, quindi non ho ancora avuto modo di provarla sul bagnato, però era già stabile sul bagnato anche la versione precedente, mi aspetto che sia rimasta invariata anche questa. E invece quindi, per sintetizzare, a chi consiglieresti questa scarpa e quali sono secondo te i vantaggi di una scarpa di questo tipo? Io consiglio questa scarpa a tutti quelli che vogliono essere un po' più veloci durante le loro corse, quindi essere un po' più svelti, perché questa fase di rimbalzo accentuato migliora sicuramente la velocità, e sicuramente la consiglio a tutti quei runner magari non troppo veloci, non troppo svelti, che vogliono fare degli allenamenti ricevendo un guadagno, un vantaggio sulla velocità in corsa, sul rimbalzo, o magari diminuire il tempo di una corsa, perché appunto la fase di rimbalzo migliorata aiuta la propulsione in avanti e quindi aiuta anche ad avere una velocità maggiore. Va bene, grazie Yuri, ci vediamo alla prossima. Adesso devi venire al corso, spero di non farti avere un forte mal di testa, ma magari che tu possa imparare a cose nuove. Ma sì, adesso ci vediamo giù, ma sarà un disastro, io già lo so. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao.